Suo padre e sua madre si incontrarono in stazione centrale a Milano, lei italiana e cattolica, lui egiziano e musulmano. È il 1976 e il loro è uno dei primi matrimoni misti, dal quale nascono tre figli. Uno dei tre è Nur el-Din, che nel 2012 diventa Don Nur ed è oggi sacerdote cattolico a Omegna in Piemonte. Il vivere assieme sotto lo stesso tetto, queste due religioni, certamente con dei punti in comune, ma così diversi, credo che sia stato possibile solo perché entrambi avevano una forte identità, un'identità molto chiara, e hanno saputo trovare anche degli elementi distinti, ma allo stesso tempo comuni. Per esempio, entrambi hanno sempre vissuto la preghiera, la carità, il rapporto con la parola, sacramento del matrimonio vissuto da mia mamma, però è sempre rispettato da mio papà che, come aveva promesso perché fosse possibile il matrimonio, non ha impedito l'educazione cristiana da parte di mia mamma con la sua testimonianza, quanto mio papà non si è tirato indietro dal testimoniare la propria fede, come jihad significa proprio questa parola nel Corano, significa proprio l'impegno della testimonianza, quanto per noi cristiani è il dovere, l'essere inviati, chiamati alla missione. Nelle famiglie musulmane il figlio maschio assume tradizionalmente la religione del padre. Per questo la scelta vocazionale di Don Nur è stata per suo padre motivo di sofferenza e riflessione. Quando ho detto che entravo in seminario, il papà si è chiuso in camera. Per un anno, tutte le volte che andavo a casa, lui si chiudeva in camera. E poi dopo un anno è iniziato a uscire dalla camera, ha iniziato a fare qualche domanda e quindi poi col tempo ho capito che quello è stato un tempo più intenso di preghiera e ha sentito tutta la sua fragilità, la sua difficoltà a vivere la misericordia e quindi per un anno intero ha fatto silenzio, per un anno intero ha pregato, ha lavorato sulla parola e da lì poi è iniziato un dialogo bello, anche provocatorio, che mi ha aiutato tanto a crescere, perché a volte nelle sue domande veramente mi impedivano di dare per scontate delle verità mie di fede e mio padre mi ha messo in crisi, mi ha aiutato tanto a crescere anche come cristiano e come prete. Anche Don Nur ha vissuto le fatiche di tutti i giovani, impropriamente definiti di seconda generazione. Sono i figli della prima generazione di immigrati arrivati in Italia. Sono nati e vissuti sempre nel nostro paese, ma non possono negare o dimenticare le loro origini. Sono cristiano, sono felice di esserlo, sono prete e sono felice di esserlo. Ecco, per tutto quanto il resto la situazione è sempre molto complicata, in evoluzione, mi sento sempre di non avere un po' le radici quasi da nessuna parte, no? E a volte è un po' una sofferenza, ma il più delle volte mi piace anche molto questa cosa, no? È un vantaggio, sì, ma credo che sia un po' il vantaggio e la fatica che hanno tutte le storie. Penso che sia una fatica di tutte le storie, soprattutto oggi in Europa, di tanti giovani, l'essere in ricerca disperata dell'identità. Qui Ratzinger, Papa Ratzinger, ci ha richiamati tante volte, no? Sulla nostra identità, ma non come un manganello da picchiare sulla testa degli altri.